buon lunedì 21 novembre a tutti. Allora, oggi cerchiamo come sempre di far star bene portafogli e salute con tanti buoni consigli. Due argomenti su tutti, vediamoli. Parleremo di errori medici. In Italia sono 300.000 le cause pendenti, sia penali che civili, per mala sanità. Ma chi sbaglia paga sempre, e vedremo anche insieme cosa fare in caso di errore medico e quando ricorrere appunto alla causa. Allora, poi parleremo anche di mal di testa. Nel nostro paese sono 12 milioni di persone quelle che soffrono appunto di emicrania e oltre 20 milioni quelle che hanno sofferto almeno una volta di cefalea di tipo tensivo. Tra poco ne parleremo con il professor Piero Barbanti, che è già qui in cabina con noi, direttore unità cefalee e dolore al San Raffaele di Roma. Intanto è qui, sta già parlando con voi, perché sapete ormai il nostro numero 800 555 980. Mi raccomando, chiamateci, perché comunque è gratuita la telefonata e quindi il consulto medico, e risparmierete anche tempo, quindi non farete file. Professor Piero Barbanti con noi, direttore unità cefalee e dolore al San Raffaele di Roma. Sta parlando al telefono 800 555 980, questo è il numero per chiamarci. Mal di testa e cefalee sarà il prossimo argomento, sentiamo. Il topiramato. Sì. Non mi conta niente, nel senso che il mio problema è che io continuo ad avere male, ho gli effetti collaterali del topiramato, quindi parliamo di coliche renali, parliamo di disturbo della concentrazione, non riesco, sì, a fare i calcoli, e soprattutto io è invalidante perché io non guido più al pomeriggio, perché mi si annebbia la vista, non riesco ad avere, a sentire, sì, bene i rumori, quindi controindicazioni e cause, tra poco ne parleremo. In studio tra poco parleremo di emicranie, di cefalee, cercheremo anche di capire qual è la differenza. Intanto voi state parlando con il professor Barbanti, che è direttore dell'unità cefalee e dolore del San Raffaele di Roma. Sta suonando 800 555 980, chiamateci. Adesso ancora pochi minuti per parlare con lui, sentiamo che cosa gli state chiedendo. Ho avuto 2 settimane di crisi violente di mal di testa. E ce l'ha tuttora? In questo momento no, però ce l'ho avuto, cioè ieri sera ho preso una pasticca di Imigram. Ma lei soffre abitualmente di mal di testa? Sì, guarda, io ci soffro da quando avevo 20 medico anni. Effettivo, adesso tra poco lo intervisteremo, adesso invece, ecco, ora parliamo di mal di testa. È considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una tra le malattie più disabilitanti del genere umano. Si manifesta partendo dal comune cerchio alla testa, che non è l'aureola, e poi dolore pulsante, poi ancora fino a quello dentro l'occhio. Professor Piero Barbanti, lei ci soffre? Io soffro, e chissà che non faccio questo mestiere un po' per la anche familiarità del disturbo che spesso c'è. Dalla familiarità del disturbo ha già dato alcuni dati, e quindi intanto è neurologo e direttore dell'unità cefalee e dolore al San Raffaele di Roma, avete parlato con lui finora. In Italia 12 milioni di persone soffrono di emicrania e oltre 20 milioni hanno sofferto di cefalea di tipo tensivo. Adesso cercheremo anche di capire che cos'è, almeno una volta nella vita. Mal di testa e cefalea, distinzione, iniziamo da qua. Diciamo, mal di testa è la definizione colloquiale, e cefalea intanto è il nome medico. Ma che cosa rappresenta? Rappresenta un disturbo di un cervello che dice: guarda, ci sono anch'io. È un organo così delicato che deve far male per avvertirti di qualsiasi cosa che non va. Solo che probabilmente i telespettatori penseranno che quando c'è mal di testa cova qualcosa di brutto. Per fortuna, la maggior parte delle volte, i mal di testa sono delle inutili prove muscolari del cervello che ti indica che è cambiato il tempo, che sono cambiati gli ormoni. Ne esistono 200 tipi. Colpisce più le donne. Ah, siamo più, diciamo, noi donne, ok. E bene. Soprattutto le donne. E come mai colpisce più le donne? Probabilmente anche per il periodo. Per due aspetti, sia per l'ormonalità della, sì, donna, il ciclo, stavo direi dicendo. Tre aspetti, sia perché il cervello della donna è più scattante, bisogna dirlo, ha una molta maggiore velocità associativa, e anche perché la donna conduce ruoli più stressanti, perché continua a fare la casalinga e la madre di famiglia, ma lavora anche, ecco, non ha delegato granché. E quindi è anche dato dallo stress, se vogliamo, no? Certo, è uno dei fattori scatenanti. Allora, quali sono i più frequenti tipi di mal di testa? Lo vediamo anche in questa grafica, intanto io lo leggo. Emicrania di tipo tensivo, a grappolo o cronica. Cerchiamo di fare bene la differenza tra questi 4 descritti. Ecco, lo può vedere lassù se riesce a vedere. Ok, benissimo. Allora, l'emicrania intanto è un dolore che di solito è unilaterale, non sempre, ma è unilaterale, e lo riconosci facilmente perché il dolore peggiora col movimento.
si associa a sintomi come la nausea, il vomito, il fastidio per le luci e per i rumori e non passa se prende i normali analgesici. Questo riguarda 12 milioni di italiani. La cefalea di tipo tensivo, che quasi tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta in vita nostra, è un cerchio alla testa, la corona di spine, una morsa che ci prende alla fine di una giornata stressante, non sempre ci vuole analgesico, non c'è nausea, non devo stare a letto, è un accompagno cattivo della mia giornata. Fastidioso. La cefalea grappolo è un dolore paragonabile solo al dolore da parto, il peggior dolore per la specie umana. Può venire da una volta ogni due giorni fino a 8 attacchi al giorno. Il dolore breve, 15, 20, 30 minuti intorno all'occhio. Intorno all'occhio, perfetto. L'occhio lacrima, la narice congestionata e a differenza dell'emicrania il paziente non sta mai fermo, si muove su e giù come nelle vignette quello col mal di denti. In questo caso invece c'è una cura farmacologica, ci immagino. Sono cure farmacologiche. E poi l'ultima, e poi la forma cronica. 4 persone su 100 hanno mal di testa tutti i giorni. È spesso il risultato di una cefalea episodica, più fattori di vita, stress, depressione, ansia o malattie concomitanti, e metà di questi prendono analgesici quasi tutti i giorni. Quindi c'è veramente molto, ma anche molto da fare. Tra poco vi faremo scoprire, mal di testa, la ricetta giusta sotto queste 4 cloche, perché sono delle piccole sorprese, sfatiamo anche alcuni miti. E poi, oltretutto, io vorrei chiedere, ma anche stando sul divano a leggere un libro con la posizione sbagliata, ecco, anche questo comportamento può portare al mal di testa, no? Può scatenare sicuramente delle forme di cefalea, specie tensiva. Perfetto, e fisioterapia e esercizio fisico ci può aiutare. Vediamo Andrea Conte. Spesso mal di testa si associa ai dolori al collo. Allora, se il dolore dura da poco tempo, di solito la prima risposta è la più semplice, la più facile, è l'antinfiammatorio, l'antidolorifico. La cosa molto importante è che se uno ha un dolore che dura oramai da tanto tempo, prima cosa ci vuole una diagnosi. Eh sì, perché i mal di testa possono essere di diversi tipi. Ma quando la fisioterapia può intervenire in aiuto? Una volta che abbiamo escluso patologie gravi, normalmente il trattamento principale è un trattamento di tipo riabilitativo. Durante questa manovra sento la tensione sul mio tratto cervicale che viene ridotta, come se la mia testa pesasse meno. E per quanto riguarda le posture quotidiane? Le posture quotidiane possono essere collegate al mal di testa anche di origine cervicale. L'errore più comune, si utilizza il computer con le braccia appese e senza appoggiarle comodamente. Una volta che il fisiatra ha fatto la diagnosi, insieme al fisioterapista si imposta il trattamento. Ex adiuvantibus, cosa vuol dire? Provando col trattamento cerchiamo di capire se lavorando sul collo va meglio la testa o lavorando sulla testa va meglio il collo, e quindi abbiamo una soluzione anche a posteriori. Ecco, il collo viene appoggiato sul telino che abbiamo arrotolato sotto il collo. Il fisioterapista, come in questo caso, sta impostando un trattamento che può essere poi ripetuto a casa da soli. L'autotrattamento che un paziente può fare a casa deve essere messo a punto da una persona esperta. Vai proprio in rotazione. Bisogna imparare come autogestirsi il più possibile. C'è veramente un grosso risparmio in termini di tempo e di denaro. Funzionano questi esercizi, ma soprattutto funziona l'alimentazione per prevenire il mal di testa. Oggi sfatiamo, come ho detto prima, alcuni miti. Mangia sano che ti passa è l'ultimo libro scritto dal professore. Allora, cerchiamo di capire quali sono i cibi assolti e quelli condannati, quelli sì e quelli no per il mal di testa. Abbiamo 4 cloche, iniziamo subito dalla prima, apriamola e guardiamo. Vediamo subito qual è la sorpresa che troviamo sotto questa cloche, ecco. Un piatto vuoto. Questo cosa vuol dire? È la peggiore cosa sulla tavola nella vita del soggetto con mal di testa. Il digiuno è la terza causa che scatena l'emicrania. Mangiate a intervalli, non saltate i pasti. Non saltiamo mai i pasti. La seconda, eccoci. Ci siamo. Voilà.
Un cocktail alcolico. E questa è roba da evitare, specie nei momenti in cui si prendono i cocktail, cioè apericena e happy hour sono happy per chi non ha mal di testa, ma chi soffre di emicrania è come la criptonite per Superman, quindi evitiamoli accuratamente. Assolutamente, happy anche per chi li vende, giustamente. Allora, arriviamo alla terza, eccola qua. Allora, l'ho già scoperchiato, ci sono, sono qui, eccomi. Frutta secca è un cibo, sì. Da piccolo ci dicevano che faceva male. In realtà è profondamente sì, perché è ricco di magnesio che riesce a essere preventivo verso il mal di testa, specie verso l'emicrania. Anche la soia. Anche la soia, sì. Eccola qua. Sì. E i legumi? Vivamente raccomandati. Vivamente raccomandati, quindi questi sono cibi sì. Sì. Allora, ecco l'ultima cloche, così cerchiamo di sfatare alcuni miti. Siamo qui, eh? Voilà. Ah, qui abbiamo tutto ciò che è buono ma allora, che fa male. Posso indicare? Sì, sì. Prego, io cioccolato assolto per non aver commesso il fatto. Assolto, allora togliamolo. Sono guardi. Tutte bufale, mangiate non mettiamo volontà, nel piatto non vuoto. Produce il mal di testa. Non produce il mal di testa, via. Formaggi italiani assolti per insufficienza di prove, perché non sono i formaggi stagionati, non ce ne vorranno i francesi, ma quelli francesi. Salumi, due dosi a settimana sono consentiti. Quindi sotto questa cloche non c'erano cibi condannati, parzialmente assolti o completamente assolti. Perfetto, allora che esame, bellissimo, abbiamo sfatato tantissimi luoghi comuni, perché il cioccolato per esempio è stato sempre ritenuto una delle cause, giusto? Assolutamente, del vero, mal di ma testa. Non è così. Allora, che esame specifico possiamo fare? Intanto se le cause non sono queste qua, registriamo i nostri mal di testa e parliamone al medico. Non facciamo nessun esame fotografa il mal di testa. Anzi, fai la risonanza magnetica cerebrale, vedi piccole aree iperintense, ti convinci ad avere una brutta malattia, invece sono solo le firme dell'attacco emicranico. Mai fare esami da soli. Andate da un neurologo e fatevi visitare. Quando invece il mal di testa ci deve iniziare a far preoccupare? Nel senso che, va bene, quelli sono i mal di testa che noi sappiamo, però quando inizia a farci preoccupare? Io che non ne soffro, per esempio. Diciamo, speriamo di non soffrirne mai. Tre possibilità. La prima, un soggetto, ma lei è troppo giovane, sopra i 50 anni, che comincia a soffrire di mal di testa e non ne soffriva prima. Due, un mal di testa che incomincia a partire da zero e arriva alla massima intensità in brevissimo tempo. Tre, un mal di testa associato ad altri segni neurologici, ma questo lo sa anche il paziente. Il paziente mal di testa diventa soporoso, sonnolento, non sente parti del corpo, ma sono fortunatamente evenienze molto rare. Ecco, la cefalea cronica in questo caso si può curare? Lo dico sempre, la cefalea cronica si può e si deve curare. Il problema è che il medico non deve solamente andare a curare il mal di testa, ma anche quelle circostanze che l'hanno facilitato: ansia, depressione, obesità, pressione alta. Non demordete, chi ci ascolta non creda al fatto che le cefalee non possono essere curate. Quelle croniche possono addirittura regredire in un 30% dei casi da sole nel corso degli anni. Non mollate. Non mollate soprattutto le donne, diciamolo anche le donne, dato che ne sono più colpite. Perché se è vero che l'emicrania colpisce più le donne, l'emicrania cronica colpisce quasi solo le donne. Ecco. E quindi veramente un messaggio di grande speranza e di grandi possibilità di terapia. Quindi capitele con cause praticamente, no? Questo è importante. Questo è importante. Avvocato Greco, il nostro avvocato di famiglia, se soffro di emicrania o cefalea cronica, a volte può impedirmi di lavorare. Posso chiedere un permesso per malattia, avvocato? Sì, assolutamente possibile. Nell'ipotesi in cui il medico curante dovesse certificare che lo stato di mal di testa, la cefalea, dovesse rendere eccessivamente difficoltosa l'attività lavorativa, è possibile chiedere un permesso per malattia. Addirittura nei casi più gravi è anche possibile presentare l'istanza per l'invalidità. Grazie avvocato. Allora, è vero che i bambini iniziano a soffrire sempre di più di mal di testa? Sono in crescita. Ma una volta l'8%, adesso il 10%. Il motivo tra principali è il protratto digiuno. I nostri bambini rischiano di fare 18 ore di digiuno. Facciamo i conti. Okay. Cenano alle 8 di sera, mangiano alle 14 uscendo da scuola, fanno una colazione inconsistente, una merenda a scuola molto esigua e dormono poco. Facciamoli dormire almeno 10 ore. La colazione deve avere il 25-30% delle calorie e poi ragioniamo. Non cerchiamo le cause strane quando ne siamo in parte come genitori
corresponsabili. E poi fanno questa vita da adulti, facciamogli fare la vita da bambini, professore. Piccoli adulti. E familiare, chiudiamo, è familiare il mal di testa? L'emicrania è molto familiare, la cefalea grappolo no, la cefalea tensiva no. Perfetto, grazie Piero Barbanti per essere grazie stato con noi, professore, come sempre molto chiaro. Noi ci vediamo domani.